prima di tutto vi chiediamo una domanda fondamentale che facciamo a tutte le persone che sono ospiti da noi, cioè per conoscerci meglio, più che altro per prendere confidenza e per capire anche le persone che abbiamo davanti. Come vi descrivereste in 4 parole? Quattro favole? O parole, scusa? Parole. Parole. Vai. Non così o non lo so. E poi che cos'altro si può? Non è valido. Decisamente creativa, cioè se volete delle caratteristiche, creativa e anche abbastanza volubile e intraprendente e amo molto le sfide. Questa sono io. Per me è stato più facile di tutto, tanto da pensare. È curiosa, incosciente, è colorata, è infantile. Siete in buone mani, no? Sì. ci parlate un po' della vostra esperienza qui al festival. Se è stata la prima volta, come è stato? Se invece avete già delle esperienze... quali sono i vostri più bei ricordi? Vado io che in sì. Questo caso ho più esperienza. No, io sono felicemente una recidiva del Festival di Cuneo. Sono venuta tante volte, ho fatto anche un manifesto, io sono un'illustratrice e ho fatto il manifesto di Briciole, dell'uomo in bicicletta, per intenderci. Che vi devo dire, adoro Cuneo, adoro il festival, mi piace venire perché siete bravi a organizzare, questa non è una cosa da poco, perché gli incontri sono sempre interessanti, sia gli incontri che faccio io, ma vi confesso che sono interessanti anche gli incontri che di solito vado a seguire, cioè è proprio un momento di scambio per vedere altri professionisti, colleghi, libri. Una cosa che per me è molto importante dal mio punto di vista è che non è un festival solo per i libri per bambini, ma che i libri per bambini vengono messi accanto ai libri per adulti, ridonando quindi la stessa importanza, anche se noi autori e illustratori dei libri per bambini veniamo tenuti un po' da parte, ma si sa. Perché non siamo proprio affidabili come veri scrittori di libri per adulti. E invece per te? Per me è la prima volta che vengo qui, vi ringrazio di questo invito e anch'io sto iniziando a capire che è molto interessante, sì. Perché un conto è seguirlo da fuori, no? O quindi poi va a finire che segui magari le cose che ami di più, segui quello che vuoi seguire. Da dentro la cosa è molto ben organizzata. Effettivamente siete bravi, c'è un'organizzazione incredibile e sono molto contenta di essere qui. Spero di tornarci. Sì, dai. Poi, che cosa vi viene in mente pensando proprio alla parola aria, cioè il tema di questa edizione del festival? Beh, aria. Noi, io e Lucia, stiamo facendo una nuova serie per bambini piccoli che parla ai piccoli di natura. E determinate cose, io scrivo e Lucia disegna ovviamente, illustra più esattamente, e la cosa che consente tutto quello che noi scriviamo e visualizziamo è l'aria pulita, perché parliamo di questo grande prato, che è uno spazio immaginario che non ha confini, dove due piccoli grilli che identificano due fratelli qualsiasi, che si possono verificare in qualunque famiglia, vivono delle avventure nel rispetto della natura, no? Questo grande prato è la loro casa e tutto quello che succede e che, ripeto, viene visualizzato, succede perché c'è l'aria pulita. Non succede certo in una città con un tasso di inquinamento a 1000. Quindi aria per me, io adesso che sto appunto, sono immersa in questa scrittura, aria per me è proprio quel mondo lì e mi fa pensare aria pulita. Poi qui a Cuneo sinceramente l'ho riscontrata scendendo dal treno subito, c'è un'aria che ha un altro profumo.
Sì, anche per me aria in questo momento subito mi fa pensare a natura, Ma in generale aria mi fa pensare a libertà, a purezza. Libertà forse è la parola che mi viene prima di tutte in mente. E poi mi vengono in mente tutte le frasi legate ad aria, no? Quindi prendere aria, mancanza d'aria quando ci sentiamo soffocare, no? Quindi proprio questo bisogno di andare fuori. E poi, sempre perché mi piace un po' sorridere, scherzare con le parole, anche ho pensato, beh, un festival di libri, sui libri, che si chiama Aria, è proprio aria fritta, no? E quando si dice aria fritta, no? Si dice nulla, e spesso chi non si occupa di libri e vuole dimostrare la propria concretezza, dice appunto che le parole sono aria fritta. È esattamente il contrario di quello che penso io, le parole non sono aria fritta. E a proposito di parole, com'è per te scrivere? Cosa ti spinge a scrivere? Mi spinge a scrivere un pensiero. Normalmente io poi vengo dal mondo dell'illustrazione, sono scenografa e seguo un personaggio, un topo da tantissimi anni, di cui non cito il nome, e sono autrice anche di altri personaggi. Normalmente mi viene in mente una situazione che in qualche modo visualizzo. Dico in qualche modo perché faccio tutti i miei disegni che non faccio vedere a nessuno, però cioè c'è un mondo che mi nasce in testa e mi dà anche un certo fastidio finché non lo incanalo, cioè è rumoroso, non è silenzioso, è rumoroso, finché non lo incanalo in un libro, appunto. E quindi da quel mondo lì, cioè da quella cosa che nasce, parte anche l'esigenza di un'espressione, quindi di farlo parlare, di metterlo in scrittura. Questo è il procedimento. Poi faccio magari anche fatica, perché è sempre un mondo molto va è più vasto di quello che io in realtà devo dire o parlare. Difatti mi definisco creativa più che scrittrice, cioè. O autrice, sì, autrice, certo, però è una vastità di personaggi e di situazioni che mi si, niente, si alloggia in testa e in qualche modo devo fare i conti con questo volume creativo. Questo invito. Sì, esatto. Questo. Allora, per Lucia volevo chiederti come è nato il tuo amore per la grafica e per l'illustrazione. E sai che è stata una strada molto tortuosa perché me lo sono negato questo amore per tanto, tanto tempo. Ho cominciato tardi, cioè a circa 30 anni mentre facevo un altro lavoro, perché io sono un'autodidatta nelle illustrazioni, non ho mai fatto scuole d'arte. A 30 anni, ti devo dire, quando ero incinta della mia prima figlia, mi è sembrato che mi è esploso questo desiderio e ho pensato, mamma mia, volevo fare questa cosa qua, adesso aspetto un bambino, è finita, no? Io insegnavo, dico, vabbè, non riuscirò sicuramente, ormai ho perso tutte le possibilità di provare. E invece proprio in quel momento, forse questo piccolo bambino, questa piccola bambina che avevo, mi ha dato la forza di dire, ma no, io provo, non è che poi faccio nascere questa bambina e le devo dire, ma sai, io avrei voluto, ma poi sei arrivata tu. E questa è stata la spinta. L'avevo dentro, ho sempre disegnato, ho sempre dipinto, però non me l'ero mai concesso, questo piacere come mio lavoro. No? Era sempre, me l'ero sempre tenuto un po' come un diario segreto quello di disegnare, e a un certo punto invece è scattata la voglia di farlo diventare la mia occupazione principale. E disegnare mi piace, illustrare mi piace, perché ho scoperto cosa significa pensare con le mani. Cioè proprio, come dipanare una matassa attraverso dei gesti, dei segni, dei colori.
ed è sempre bello. E infine un'ultima domanda, se Bea... Sì. Ok. Com'è lavorare tra di voi? Come vi siete conosciute? Beh, ogni storia è diversa, ogni collaborazione è diversa. Il più delle volte devo dire che l'editore, che in quanto illustratrice mi chiama e mi dice ho una storia e vorrei che la illustrassi tu. Delle altre volte invece un autore che mi dice vorrei che tu illustrassi questa storia. E nel caso di Roberta è un'altra storia ancora. Ci siamo conosciute a un festival che organizza Roberta e dove io sono stata invitata. E lei aveva quest'idea di parlare di natura ai piccoli e mi ha detto ma dai proviamo a pensare una cosa insieme e poi l'abbiamo proposto a un editore. Yes. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.